facile. Lui dice pari, io dispari. Lui se ne va, io resto qui a stomaco vuoto. Vedi, se fosse stato un giaguaro non ce l'avresti fatta. Non devi mai allontanarti dal fuoco, eh? Ma tu vai sempre in giro a spaventare la gente. Oggi vi ho visto arrivare in due e ripartire uno solo, allora mi sono detto magari l'altro ha bisogno d'aiuto. E questo lo chiami aiuto? È meglio paura che artigli di giaguaro. Stare la notte all'aperto non è igienico da queste parti, eh? Forza, vieni, dovrai pure mangiare un boccone, no? Io sto a due passi. Ehi, per fortuna avevi detto che stavi a due passi. Ho fatto solo una breve deviazione perché volevo farti vedere una cosa. Una breve deviazione. Che cosa? La vedi là quella montagna? Quale montagna? Quella laggiù, la più alta. Ma guardala, guardala bene, non ti dice niente. No. Sei proprio a mezza costa. Prima che finisca la foresta ci sono tre croci. Beh, se è così. Sì, ce le ho piantate io con le mie mani. Ma non è mica questa la cosa più importante. E qual è? È la bellezza di quella montagna. Per me è la montagna più bella del mondo. Solo a vederla io sono felice. E per questo volevo che anche tu la vedessi nell'ora giusta, sotto la luna. Credevo che ti interessasse. Senti, di matti che mi stanno tra i piedi, ce n'ho già uno. Di un altro non so che farmene, hai capito? Già. E poi sto morendo di fame. Magari se non ti veniva voglia di giocare al giaguaro, adesso dormivo tranquillo e non ci pensavo. E invece no. No, dovevi capitarmi proprio tu, che dopo 2 ore di alpinismo, invece di un piatto di minestra, mi porti a vedere una montagna. Sì, sì. Gli altri pagherebbero chissà cosa se li portasse fin lassù, e tu invece... Io voglio che mi riporti dove m'hai trovato e basta! Dove andiamo? Verso la minestra. Buona. Buona, eh? E guarda! Oh. No, sta tranquillo. Quella è Agnese. Non ha mai fatto male a nessuno. È un po' nervosa perché soffre maledettamente il caldo. Soffre il caldo, eh? Sì, sì. E vedrai che adesso esce, eh? Va a fare due passi. La tua carne è quasi pronta. E domattina ti do una mano ad allargare la pista. Lavorando in due si fa prima, ti pare? Grazie. Eh? No, non devi mica ringraziarmi. Lavorare mi piace. Sì, mi fa sentire vivo. Vedi, è la ricchezza che ti frega, che rischia di intorpidirti. E sai che ti dico, a volte è addirittura il peggior guaio che possa capitarti. E io non l'augurerei neanche al mio peggior nemico. La ricchezza, eh? Sì, devi credermi perché stai parlando con un uomo ricco, immensamente ricco, non puoi immaginare quanto. Vedo, vedo. Così non mi credi, eh? Aspetta solo un minuto. Ehi, hey, la mia bistecca. Oh, accidenti. Ecco, un attimo, ecco. L'odore è buono. Tu non mangi? No, prima devo pensare ad Arturo. Sai, per venire da te mi sono dimenticato di lui. Tu permetti, vero? Fai pure. Grazie. Vieni,
Vieni, Arturo. Mi dispiace, ma stasera dovrai adattarti a cenare fuori, va bene? Abbiamo ospiti importanti, gente di città. Allora... Buono Arturo. Salute. Grazie, alla tua. Buono. 90 gradi. Si sente. Senti, Matto, scusami, mi dispiace se prima ho perso la pazienza. No. Ma quando ho fame, non so perché, divento intrattabile. Non me la sono mica presa, una rotella fuori posto ce l'abbiamo tutti. Ah, già, è vero. Vedi, una volta, tanti anni fa, erano in tre a cercare lassù. Lassù dove? Eh? È sulla montagna, no? Ah, sulla montagna, sì. Tre amici inseparabili che avevano sempre diviso sole, pioggia, fatiche, tutto insomma. Tutto insomma. Un giorno sentimmo sparare da quelle parti. Corremmo subito a vedere cosa era successo e li trovammo tutti morti. Tutti? Già, tutti e tre. Si erano ammazzati fra di loro. Dissero gli altri, avranno litigato. Bisogna seppellirli, dissi io, non li possiamo mica lasciare in questo modo. No, ci penseranno i corvi, non stare a preoccuparti. E gli altri se ne andarono. Così rimasi solo. Solo? Poi cominciai a scavare la fossa. E scavando nel terreno capì la ragione per cui si erano ammazzati. Avevano trovato quello che cercavano. Non avevo mai visto niente di simile. E non erano le solite pietre del riporto, quelle dei fiumi, oh no, per niente. Era un giacimento, un vero giacimento enorme, immenso. Sembrava non dovesse avere mai fine. Mai fine. E questo era solo il preludio. Adesso comincia la sinfonia. No. Fatemi parlare. Ora vuoi parlare? Avresti dovuto farlo prima. Credevo lo sapeste. No, io so soltanto che nessuno viene più a rifornirsi qui da molte settimane. È naturale. Ormai tutti si servono da loro, laggiù. Non solo fanno prezzi migliori dei vostri. Non solo sono più vicini, ma fanno... anche credito. Ah, dite a mamma Margherita che se anche stasera c'è carne secca e fagioli, la strozzo! No, stasera si cambia! Ah! Stasera fagioli e carne secca, e se non ti sbrighi non trovi più nemmeno quella! Lucrezia Borgia! Lucrezia Borgia! Più un po', Michele! Tu lo sai chi era Lucrezia Borgia? No! Non insegnare parolacce ai ragazzini! Basta così, grazie! Adesso va meglio. L'importante è non perdere di vista il fiume. Come va? Tutto a posto? Sì, signore.
Sì. Bene. Stringi i denti, che stiamo per arrivare. Riuscite a vedere qualche cosa, signore? Certo, ci vedo benissimo. Bene, siamo arrivati, ragazzo. No! Non siamo arrivati! Se non è andato troppo fuori rotta, dovremmo sentirlo. Santos, sei pronto? Quando vuole, comandante. Arriva! Vai col primo, Santos. Guarda, guarda. Stanotte c'è festa grande in paese. Fuoco, Santos! Salvador è una bella città. Era bella, sì, ai miei tempi. Perché non ci sei mai tornato? Ormai non ho più nessuno laggiù. Però quante volte mi sono detto, adesso ci torno. Ma poi succedeva sempre qualcosa. Cosa? No? Vatela a ricordare. Un'altra birretta? No, no, grazie, grazie lo stesso. Dai, su. Va bene, a patto che questa me la lasci pagare. Oh, ma che sei matto? Noi stiamo facendo affari d'oro qui. Una volta avevo proprio deciso di partire, sai, mi ero perfino messo d'accordo con un pilota. Poi Salusita è rimasta incinta. Salusita? Sì, Salusita, lo scimpanzé. Quando una scimmia decide di viverti accanto è peggio di una donna. Ha bisogno di cure, le servono mille e mille cose. Di solito il maschio se ne infischia e lei si intristiva. Poi ci fu da pensare ai piccoli. Poi ci fu il ciclone che spazzò via mezza foresta e dovetti ricostruire la casa. Ma insomma, che ne so. Il fatto è che di partire non ho mai avuto tempo. Lo so come vanno certe cose. Perché non continui a raccontarmi della città, eh? Avanti. Ma cosa vuoi che ti racconti? Che puoi sapere? Quello che ti pare, mi piace come me ne parli tu.